Ah, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Abbiamo un televisore, buonasera. Sono la televisione a richiesta. Ah, ecco. Ma tu puoi chiamarmi Demand. Ah, Demand. Demand Show. Puoi scegliere un programma? Ah, io posso proprio addirittura scegliere un programma. Beh, questa che ora sarà? L'ora del TG4, vediamo un po' il TG4. Allora, buonasera a tutti, TG4. TG4, hai le notizie, il TG Super Partes. Insomma, mica tanto, Super Partes. La Partes che sosteniamo noi è super. Ecco, allora, cioè abbiamo una notizia, è arrivata un'ansia dalla segreteria del PD, la leggiamo, vediamo se niente di interessante. Troppo Super Partes. E infatti era un po' troppo Super Partes, va. Vediamo. Santoro, va. Santoro. Allora, non è che qui possiamo parlare sempre di Berlusconi, no? Voglio dire, della Rubbi, la Minetti, la Tommasi, tutte patate bollenti per Berlusconi, voglio dire, no? Vespa. Buonasera e benvenuto a questa puntata speciale di Porta a Porta, versione interattiva. Caro signor sequestratori, è un nuovo sistema, un neo sistema, quindi l'ho inventato io, può scegliere lei, i politici, prego. Io, ah, posso scegliere un politico che voglio io? Allora, vediamo Fini. La mia posizione politica è precisa. Io sono per un governo di centro, destra, sinistra, pure centro, destra, sinistra. Infatti troppo La Russa. Vaffangola! Sei un traditore! Ma come? Un volta Gabbana! Hai cambiato più bandiere tu che femmine Berlusconi! Basta, le mano! Ha ragione! Tu sei stato con Berlusconi soltanto per riempirti la bocca con la carfagna! Gasparri! C'ha ragione, scusa, dove sto bocchino? Avete fatto un casino, scusa, tutto sto tempo! Stavo scherzando! Stiamo andando meglio noi, secondo me, di tutti questi, ma vediamoci se c'è qualche film, che ne so. Filino Banfi, ad esempio. Certo, ma perché me ne frega a me? E come sto condendo? La commedia all'italiana, Christian De Sica. Ma una cosa delicata, particolare. Simpatici contro antipatici, vuoi che è una burla, alla gradissima. Però la cosa che più ci mette paura è lo sport. Vediamo un po' di sport, vediamo se c'è Caressa. Ma che bella partita, Beppe, stiamo vedendo una squadra straordinaria, sta vincendo. Tu per quale squadra di? Juventus. Beh, non è la Juve, allora. Oh, che bellissima partita, sta giocando davvero bene. Ma che partita, Non faccia lo spiritoso, lei. Allora, visto che fa così, vediamo un po' di canottaggio con Galeazzi, forza. E ancora l'Italia, ancora la Francia, ancora l'Inghilterra, ancora l'Australia, ancora la Zanda, ancora non hai cambiato sto cazzo di canale. Giusto. L'intervista a Rino Gattuso. Devo fare... Sinceramente, se mi fai la domanda io rispondo, perché sennò come faccio? È proprio interattiva questo modo. Fai la domanda che io rispondo. Abbiamo... Che domanda? Ah, sì, abbiamo saputo che dovresti... Ti do del tuo, dovresti andare a una squadra in Russia, vero? E certo, io in difesa dormo, quindi la russa subito è venuta. Ma conferenza stampa di Del Neri non me la perdo. Di Del Neri? Beh, c'è Kai, la squadra deve giocare, non dov'è la squadra, per essere teatri, c'è Kai giocare, perché noi abbiamo... E allora è regolare, è grave, no? Il problema è che non vinciamo mai. Il problema non è che non vinciamo mai, è che non la capiscono quando parla le amiste, per forza giocano male. La caramella mi sembra. C'è musica, ce l'abbiamo, cantante. C'è nato prima, c'è con gli occhiali. È vero. Lei anche addirittura mi consiglia a me, infatti io quello volevo dire, che non si vince mai perché lei parla male, comunica male, non come quello che c'avevamo prima, Fabio Capello, eh. Abbiamo giocato la prima partita, sia dal punto di vista tattico, punto di vista tecnico. Tra tutte e due, era meglio la musica, veramente. Non è che me l'ho sbagliato, l'avevo fatto apposta per non sentire sta vociaccia. Piero Pelù. Regina di cuori! Tra mille. Mami, no, mami, ma mami! Che cazzo lo sai se mi amano? Invece mi ami. Viva! Troppo moderna, noi ci guardano anche persone un po' più grandi. Albano. Senti, nell'aria c'è già una nostra canzone, nostalgia, canaglia, oh!
Io è che questo va poco. Il testo non lo so più, e questo va bene. Batteria, no, forse, ma anche perché questo è un telefonino, non è un telecomando, è quello il problema. E allora dai, era telefonata io, la cosa, sogno, via, forza. Celentano. Celentano. Che bello, Celentano. Silenzio. Questo ci frega com'è. Come ascolti ci frega questo, secondo me. Cosa dovrei fare? Beh, sarebbe meraviglioso se lei cantasse una canzone, per noi sarebbe proprio... L'hai pagato il canone? No, veramente ancora sono in ritardo un po', no. Vieni qui, dammi il telecomando. Non solo ti oscuro, ma peraltro lancio anche la pubblicità. Area 51.